finalmente è entrata una figura. La sexy Apemaya è bellissima. È una sexy Apemaya, la signora Melanie, che viene da Dubai. Come vedete abbiamo creato un'atmosfera, diciamo, importante. Così, sì. Siediti anche tu così con la gamba un po' esterna. No, non capisco voglio spiegare rapidamente al pubblico a casa e anche agli amici qui in studio perché la signora è vestita in questa maniera. La signora è vestita in questa maniera perché è sposata con un arabo, un musulmano, vive con questo facoltoso personaggio arabo che ovviamente è un pochino ossessivo, diciamo così. Allora la signora, per scappare ogni tanto dalla routine domestica, dice: caro, vado ad una festa in maschera, senza dire però che la festa è a 8.000 chilometri. Quindi viaggia in aereo a sue spese e ci raggiunge vestita così, è vero? Sì, però per il marito la festa in maschera è questa, perché sì. Non sarà mica una cosa seria. No, però io mi chiedo, perché lei è venuta con noi la scorsa stagione, sì. Suo marito vede la televisione italiana? No, ma non la vede. Quindi non sa che è qua? Non lo sa. E nessuno glielo dice? Però adesso ultimamente è talmente geloso che io esco dal nido che mi paga il biglietto. E paga il biglietto? Scusate, questo... È il mio cellulare. Quando dico qualcosa magari contro il marito adesso parte il suono. Ma aspetta, senta, no, per lei il matrimonio è una prigione, visto che stiamo parlando di rapporti tra occidentali. Credo che il rapporto tra un occidentale e un medio orientale sia ancora più complicato. Lei ne ha scritto anche un libro, non so se possiamo vedere la copertina. Ecco, è un rapporto difficile o è come il nostro? Allora, io dopo due libri e 700 pagine raccontare a lamentarmi del marito possessivo, oppressivo, un po' siculo forse, no? Tipo un po' più... Ho deciso finalmente di crescere, cioè alla fine uno deve prendersi responsabilità. Questi mariti vanno educati. Cioè se uno fa il discolo, tu finalmente cresci, diventi io sempre l'artista, la sposa bambina, quella da prendere... No, adesso ho deciso di crescere e fare la mamma, anche di mio marito, e metterlo in riga. Lo mette in riga? Sì. Ecco. E quindi funziona. E funziona, ma è meglio funziona. Un artista come compagno, cioè, e lo mette in riga vestito così? A parte che a lui piacerebbe questa cosa, perché si lamenta. Perché per un marito come lui, che poi, io mi consolo a vedere l'avventura qua, perché un po' mi capisce, sicuramente. Un sì. Marito che abbia una certa visibilità importante, anche se la signora in questione è importantissima, è sempre un marito faticoso, cioè tu te la devi sempre vedere con flotte di ragazzi che gli saltano addosso, ma veramente e lei si che prestano. Fa? Chiude gli occhi? Io mentre ero sempre lì in casa, perché negli Emirati chi vedo? Gli uomini inesistenti e mio marito che poteva tutto. Eh no, era quella la mia prigione, l'ho capito dopo 700 pagine, cioè era ancora. E a quel punto che ha fatto? Ho cominciato a uscire. Ha cominciato a uscire? Esatto. Con chi? Però senza fare niente. Certo. Però basta solo il pensiero sì. E lui trum. Veramente. Ecco, ma è meglio uscire con uno sceicco o con un artista? Lei che è un artista. Ma ci vogliono tutti e due, ma non nello stesso momento. Con questo? Non due nello stesso momento. Ecco, allora lei praticamente... Ecco. E quindi lei ne ha ma due. Ma non nello stesso momento. No, io l'artista l'ho sposato a 18 anni. Quando avevo questo spirito ribelle, io mi sentivo il Che Guevara, volevo cambiare il mondo, avevo un ideale proprio rivoluzionario, quindi ho seguito l'artista che mi incitava all'avventura, ma dormivamo finita? Addirittura per come è strada. Finita? È finita che eravamo due artisti e bambini, perché io artista bambina, lui artista bambino, sembravamo Hansel e Gretel nel bosco, ci siamo persi totalmente. A me poi è venuto questo desiderio di maternità e alla fine io mi sono innamorata del papà, è chiaro, è più vecchio di me, mio marito, ma sempre affascinante, quindi io mi sono innamorata carnalmente di lui, non è stato un calcolo, però alla fine è qualche cosa proprio di viscerale, cioè con l'artista eravamo due bambini e con il marito ho trovato... Sì, però alla fine ti sei sposata lo sceicco, mica l'artista, sì. Mica sei scema. No, io mi sono sposata tutti e due. Sei sposata tutti sì, e due sì, sì. All'inizio potrebbe arrivare anche un terzo, ma la domanda che io mi no, faccio... No, io resto... Dica. Il terzo, ho deciso di restare, sa perché? Perché ti becchi il marito che ti aiuta a crescere, nel senso che... Se io vado via da lui, mi trovo uno peggiore. Quindi mi tengo quello e lo correggo. Bene, l'aveva già detto. Benissimo, bene. Ma chi barra si nasconde? Consente, barra verso... Segna un punto la barra. Segna un punto. Io invece mi domando, cerco di dirlo, è già la terza volta. Ma dietro a un artista, chi si nasconde? Ce lo dice il più grande critico di arte contemporanea oggi vivente in Italia, Francesco Bonami. Là, prego.